italiano, va. Ando, dimmi una cosa, ma tu che sei un mostro di gelato, perché se non ti salva il gelato si chiama la gelato? Stingo a pensare che tanto tempo fa, che faceva la gelata, portava delle dinesh con, sai, il sale. Alla fecciata per te, mi devi dire che il guaglione aveva girato la mano, quello che faceva la gelata, che il guaglione aveva girato. Si assomiglia alla gelatina di quando non devi ingare, che alla gelato propriamente detto oggi. Quindi la gelata è detto Sarsumuyeva cretimba la gelatina. Gelato ha subito un sacco di, stiamo parlando in Italia, molti mutamenti. Mi si dice che la prima gelata che mangiava lo guaglione salvanese, una frega del narri. Il fatto che la zuppata, brava Ando. Fatte de... Grana e lo mustico. Cerca una passita di tipo. Poi la gelata mi potevo mangiare tutti i libri. Non mi aspettavo che né la festa si andava a e né Grana. La gelata mi potevo mangiare tanto. Passion, gelato, frutta, caffè. Peppi, ma fammi capire, ma mettiti un uccidere, puoi parlare senza uccidere. No, ma io... Una volta ero più fotogenico. Dimmi una cosa, ma quando andai in gara una volta a Santa Salve? Era bellissimo. Io mi fa a Maio con Grigazzone a Kirt. E le gazzette a lungo, fino alle conucce. Ma a me. Ma a Maio Kwan. A Maio Kwan. Poi, a palla di neve. Ma la cosa più bella, a palla di neve. Ma la cosa più bella, che andiamo a chiappare, le canne a ruzzo. E lo mangiavamo. Scusa un attimo, c'ho. Mario, fra poco vengo da te. Ti chiamo. Non ti scordare che ammazzare mi mangia la crepa. Se mi siete ammettita mi mangia la crepa. E sto dove siamo stati ieri a prendere quella frutta là, però mo c'era una persona molto intelligente che me l'ha fatto un lente quella. Dai, ciao Mario, mo ti richiamo, dai. Peppi, allora praticamente si parla che non capi, il frango. Facciamo a mai il cuore, lo vuoi? Il cannaruzzo, le staccavamo, non mai il cuore. Ma chi è il cannaruzzo? Come chi è il cannaruzzo? Fernando, ma se sei tu Sansone, se sei chi è il cannaruzzo? Io lo so, ma tu mi fai spiegare a te chi è il cannaruzzo? È quel ghiacciolo che si forma con l'acqua a goccia e poi si deposita perché è troppo freddo. Aspetta, ma si deposita no, automaticamente. Tra le pence. Brutale. Candascheula, Alicanile, pure Alicanile. Pure Alicanile. Siccome le gelate. Mangiava, genista, mangiava le cannaruzze. Allora mangiava delle cannaruzze. Mo invece siete venuti a da Antonio del Vellano che va. Antonio, questo è un altro pianeta, Antonio. E qui fa le gelate. Fa le gelate, mo le mangiare la gelata, ma mo stinga a dieta. Ah, stinga a dieta. Ma riena le cannaruzze, quindi interrapate le mai il cuore a farle cascare dalle tue sai come feci a dove ci arrivavamo le belle chiune facevamo e se ne quelli dimmi un'altra cosa e dopo sto qua ma perché secondo te il gelato è maschile, no? L'articolo è maschile, il gelato. Giustamente. Ma Santa Salmi li chiamano la gelata. La gelata, sì, perché? Perché quando facevo quelle freddelecce, ma proprio furto, faceva la brina, noi li chiamavamo la gelatina. Siccome abbiamo scoperto il gelato, qual è la gelata? La gelata. Che cascava. Cioè praticamente, pure che andavano in capo furto, ghiacciava in terra. Faceva la gelata. E sciuliva. Se faceva pure la scivolarella. Gricartione. Gricartione. Ero dovutamente dei ragazzini di allora, questi.
Va buono Peppi, dai, oh. Io ho ripreso pure la telefonata, ma non c'è nulla di compromettente. No, assolutamente. Nella telefonata, quindi la possiamo anche mandare in onda. Certo, perché a me ogni tanto mi telefono qualche amico. Tu ci dai il Ma serio, ma mangia la crepa. Lando? Mia si chiama Ella. Alla cupella, vedo la cupella. Dove sta il serbatoio dell'acqua? Una crepa cupullata se la vede mai. Esatto. C'è un amico mio, te le crepe, non sa che la fa. Ogni tanto accedi io e se le mangia. Solo le crepe, sì. Momentaneamente te le crepe. Crepe e crepe. Ma le cuoce lui? No, no, lo cucina un amico suo. Andiamo a Ribottino. Un locale. La città è la liberatoria. Sì. Aspetta, mettiti vicino a te, così ti ripeto. Vieni Claudio, vieni. Lui è straniero. Sì, ma l'abbiamo adottato. Perché ha un cognome. Sì, sono di Napoli Paesà e sono proprio di origine belga. Sei proprio di Napoli Paesà? Gili. Napoli città. Ah. Gili Claudio. Gili Claudio con la Y. Con la Y. Ma la Y va davanti? So, no, dietro. Ah, dietro. G-I-L-Y. Quindi te la prendi dietro tu la Y. No, la Y. Mai. La Y stavo dicendo, cioè tu te la prendi dietro. Nel senso che ce l'hai dico la Y. Va bene, no, Peppi Gili è uno buono. Ha fatto una risata Peppi. No, Ferdinando, non mi fai. No, tu eri famoso. Baffi, tu eri famoso per la risata, dai, eri molto simpatico. No, quello più famoso era Mario Fusilli. Ah, Mario Fusilli. La risata di Mario. Ti faceva veramente ridere. Babbo, Peppi, dai. Dopo lo ciao Fernando. Oh, Fernando, mi raccomando, tenete sempre in gamba, non perdere di vista gli ideali. Tito forte. Sì, Tito forte. Tito forte. Tito gatte tingo. Ciao Peppi, ciao Fernando. Ciao. Però tu prima mi dicevi un'altra cosa, cioè tu prima mai come si detta, no? Che ti piace immaginare che. Il femminile, il dialetto san salvese, noi pensiamo sempre a una, sai, al femminile, che fam, la gelata e fam. La gelata e fam, perché a mia, le salvanesi piace la frega, no. Le fam. Brava Andone. Babbo Andò, ciao. Scusa per l'intromissione durante il tuo lavoro. Ciao e grazie. Ciao.